strumento dell'automotore e la veglia che ti piazza o il vino che è tracannato serve al banchetto. Né l'uno né l'altro, non è la prima volta che si fa la veglia, è la prima volta che il faccio o il birro serve al banchetto. Allora anche a te si è presa la malattia di Eudo. Chi c'è? Chi mi chiama? Eccolo, sognavo occhi aperti. A che pensavi? Ancora il tuo barbaro paese sperduto dalle forre dei monti. Or mia, taci! Vedi, l'ho detto io, male di nostalgia, male di terra lontana. Anche tu ripensi alle sottane della mamma. Ma la mente è ammalata! E per guarire non c'è che un rimedio, vino! E per guarire non c'è che l'aria tranquilla di miei monti. È vero, il castello è grande e potente, è splendido di feste e di tornei di banchetti. Ma è funestato dalla paura. E che importa a noi se Monsignor Castellano ha preso da cupi pensieri da qualche giorno? Ci pensi lui? E intanto la sua cupa paura ci avvelena le gioie delle sue feste. Perché gli strani ordini di stanotte, gli uomini d'arme vengono tutta la notte a guardia delle torri e delle porte, e noi faccio a guardia delle sale. Che teme? Un assalto di gente nemica? Un incubo malefico gli travaglia la mente. Anche poco fa, nel buono del banchetto, ha spaventato tutti con un suo folle grido. Per che cosa? Nulla, gli occhi sbarrati e la fronte pallida ricoperta di sudore, gridava parole strane ad un essere che nessuno vedeva. Un fantasma? Chi lo sa? Fico poi ai convitati di un cavaliere vestito da bruno che aveva veduto entrare nella sala. Nessuno lo vide? Nessuno, effetto di fantasia malata, nient'altro. Sarà fantasia, ma io non reggo queste scene. Se così continua, prendo l'incenso e torno a casa mia. A pastorare le capre con me, Eudo? Che sia, la mia crisi piedi che la montagna nevosa non è turbata da specchi. Le voci strane la fanno suscitare nella notte. Sono le campane del mandrio nel chiuso vile. E la mia è cullata al gorgogliare dell'uccello. Le notti mi soffassero in flacci di sogni. E la mamma? E mia madre? Mia madre sta bene, ed anche mio padre. Quando arriverò a casa sul mio cavallo baio di sera, all'improvviso... Arrivate la voce. Vince il caviale fuoco accanto, che faranno, che faranno, con le grande signor che li lasciò. Quando sentono bussare nel silenzio vesperale, quando sentono bussare, toglieranno, chiederanno a questo magistrato. Ed è voce si forte che supera ogni umano clamore.
Mia madre è morta! Ed io l'ho uccisa. Monsignore! Che c'è? Che c'è a fonte? Un trovatore forestiero chiede di fare omaggio dei suoi canzoni. Un trovatore? Un giovane! Di che regione? Viene dal Tremare! Ha fatto un lungo cammino in cerca di un suo perduto bene! Ebbene! Di cane il fonte e si introduce il cantore! Ma tutto sia rialzato! E fate guardia severa contro uomini e contro spiriti! Non temete, signore! Al diavolo le vostre nere malinconiche! Via! Le porte del mio castello sono atterrate! E gli uomini scarsi! Ci torni al vino e ai cantici! E ti goda fino all'ultimo momento! Comandate, signore! Tutti nella sala grande! E ti annuncia ai convitati l'arrivo di un cantore d'oltremare! La madre tua, ahimè.
maledetto! Tra pochi momenti il maligno verrà a prendere il prezzo del suo vile mercato. Il prezzo? E quale, Marco? La mia anima! Infelice! Sono dannato! Oh no! La Madonna ti salverà! Per questo mi ha condotto fino a te in mezzo a mille pericoli! Ecco, Marco, un ricordo della povera mamma! Che cosa è questo? La parola benedetta che essa tante volte recitò per te! Morì stringendolo fra le mani e tante volte mi raccomandò di cercarti e di portartela come pegno del suo perdono. Non sono degno di toccarlo, madre mia. Grazie, perdono. Prendi. La Madonna ti aiuterà a rendertene degno. Oh, signore! Ahimè, ecco il maligno che viene. L'hai tu visto? Un religioso chiede ricovero questa notte al castello. Un religioso? La Madonna che te lo manda per la tua salvezza. Si cade il ponte? Si introduce il ravito. Che devo fare, fratello? Domanda perdono a Dio dei tuoi falli. Ma il Dio mi perdonerà i gravi delitti? E Dio non respinge il peccatore veramente pentito. E allora, che devo dire? Sarai così con me. Signor, ti dà dei miei trascorsi errori per la tua gran misericordia. Monsignore, padre Fulgenzio chiede di assecuarmi. Si introduca il padre. Ti lascio solo col ministro di Dio. Vado a pregare per te. Signore, pensate ai miei trascorsi errori per la tua gran misericordia. E allora? Oh no, aiuto! Sei mio!
bello! I convitati fuggono in preda al terrore! Monsignore! Chi avviene? Le porte di ferro si stanno spezzate! Il posto è crollato su